senza mani. È un video. Ah. Ciao a tutti, siamo in partenza da Casa San Pietro Terme. Non so forse la porto. No, per la luna di marmellata. Chissà dove la porto. Lo scopriremo. Ciao. Ciao. Dove siamo? Siamo a Bologna a prendere il treno per Verona. Qua c'è a Verona. Dai, l'arena. Poi? Il coso. Il l'aeroplano? No, l'atterrato di Romeo e Giulietta. Che cazzo è Romeo e Giulietta? Eh sì, mia sorella. Poi? A Verona? C'è? Lo zoo? No. C'è Gardaland a Verona. Ah, andiamo a Gardaland. Secondo aggiornamento, stazione di Verona. E andiamo. Andi qua, devo prendere l'autobus numero 11, devo prendere, solo che non lo trovo. Autobus numero 11? Ciao Palestrati, grande man! Com'è? Posto? Tutto bene. Ciao ragazzi! Ciao. Come si fa a prendere l'autobus numero 11 che deve andare verso l'arena? Abbiamo trovato anche i nostri ragazzi che ci accompagnano all'autobus, 11 ragazzi. Saluta il team commander. Ciao team commander. Tac, siamo qui, aspetta, vediamo dove siamo. Da Romeo e Giulietta, là c'è la tetta di Giulietta che abbiamo già fatto la foto. Abbiamo comprato questo cuoricino 6 euro per scrivergli sopra. Ok, che cosa scrivi? Ilaria e Marco? Ilaria e Fabio? Sì. Senza l'H. Eh? Senza l'H. Senza l'H non sono io però. Adesso scriverai per sempre e fu così che tra un minuto ci lasciamo. Andiamo ad attaccare, andiamo. Apriamo. Non si apre. Guarda. Eh? Ma dobbiamo attaccare assieme, no? Vai, chiudi. Ecco, brava. Coricino! Scriviamo la nostra data. Ma la data di oggi o la data di... Ah, di quando ci siamo messi assieme? 2013, ragazzi. Madonna. 2013. E fu così che ci arrestarono per atti di vandalismo. Multa di 2000 euro. 100 di anni. Tac, arena di Verona. La mia stupidina che fa da stupidina, ovviamente. Fai i denti? Sono davanti. No, c'hai la piattola lì, guarda. Aia, oh, dai che dopo mi si stacca. Seconda tappa. Abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? Il balcone? Sì. Una gran fila per un balcone, cazzo, venite a casa mia, cioè, non mi faccio pagare neanche niente. Poi arena, seconda tappa, ora altro autobus ancora per andare a Castel San Pietro. Esatto. Tac. Dove siamo? Sarà un barbatrucco? Dove andiamo? Non lo so. Siamo appena arrivati all'aeroporto di Verona e andremo dove? Boah, lo vedremo. A Bologna. Vai, entra. Dobbiamo entrare. Non sta capendo ancora nulla. Dobbiamo preparare le carte d'imbarco. Non sta capendo ancora nulla. Devi preparare le carte d'imbarco. Non si fida. Aeroplanino. Ha scoperto dove la porterò. Dove andiamo? Parigi. Guarda che sorrisino che ha. E poi dove andiamo domani? A Disneyland. Parigi. Non ha ancora scoperto tutto il resto, però. Arrivati al porto di Parigi.
mica quanta festa per un compleanno. Eccoci qua, destinazione Torre Eiffel. E concludiamo la nostra serata. Siamo arrivati? E ora andiamo a far vedere Nato War Machine a Disneyland, che tra petto merda. Secondo me sono un po' in massa. Adesso ma qui ci perdiamo due ore. No, il gatto non l'abbiamo trovato. Go back o torno indietro? È un punto nuovo. Cosa fai? Chiuso? Ultimo giorno a Parigi, la portiamo sulla Torre Eiffel. Alla fine siamo di più della Torre Eiffel, che avevo già l'ingresso prioritario, ma abbiamo fatto comunque la fila. E siamo riusciti ad entrare per un momento qua sotto. Guardate, guardate, guardate. Voilà! Non è male, direi, qui la vista di sto ammasso di ferro. Dicono che se tocchi la Torre Eiffel porta fortuna perché è tutto a ferro. Superstiziosi sono. Toccano ferro. Al secondo piano della Torre Eiffel. E là, i nostri 3 anni al ristorante della Torre Eiffel. Ragazzi, siamo al ristorante 58 della Torre Eiffel per festeggiare i nostri 3 anni. Come potete vedere, il primo, questo è il mio primo, una ciotolina, c'erano 2 chicchi di pasta. Qui dentro c'era il secondo, quindi immaginate voi il salmone con che cazzo, non so che cazzo c'era, quanto poteva essere grande, e il dolcino. Coca, pranzo finito. Bene amore, ora possiamo andare a McDonald's a mangiare seriamente. Il mio pranzo sgarro. Creme of mushroom cheese ravioli herb crouton tostad salam hall. Il sared salmon fillet vegetal minestrone with tomato and basil. Il Upstown Z Mil Comte Cheese Fig Cione. Questo è quello che ho preso, ragazzi. Ci hanno spiato 200 euro a testa. Neanche il peluche. Cosa hai fatto? Guarda che faccia triste. Non gli compro Topolino, fa la faccia triste. Nella veranda della Torre Eiffel. Come potete vedere, siamo sempre sulla Torre Eiffel. Guarda l'orsetto che pulito. Perfetto. L'orsetto che pulito. Di là abbiamo sempre il nostro ristorantino. Panorama. C'è una specie di cappella, non so che cazzo sia. Poi invece lassù, forse sarà la Basilica del Sacro Cuore con i Big Ben di fianco. Se non sbaglio, vedete? Una cappella che sembra più un champignon. Avete presente quei dolci? Come cazzo si chiamano? Abbiamo un'altra cappella color oro. Un sacco di cappelle ci sono qua a Parigi. Un'altra cappella là. Dovrò fare un film porno di queste cappelle. Andiamo a sbirciare dentro le borse della gente, vedete? Tac. Una human flag al volo prima che mi vedano.
lavoro perché non si può, ovviamente. Sotto, ovviamente, al cartello dove non ci può arrampicare, human flag al volo. Guardate, ragazzi, telecamera qui. Come potete vedere, ho inclinato la telecamera in maniera tale che potevo fare la human flag senza farmi vedere. E così non mi vedevamo. Tocchi il sedere alla tua ragazza mentre che sale le scale, vuol dire che non la ami. Vieni, amore mio. Non mi risponde. Forse mi ha mandato a fanculo con il pensiero. E ragazzi, per risparmiare sto andando al terzo piano della Torre Eiffel facendo gli scalini. Secondo piano, ragazzi, della Torre Eiffel. Siamo quasi in cima. E ovviamente non poteva mancare una visitina al Moulin Rouge. Vedete? E ogni 3x2 è un sexy shop. Il Moulin Rouge, ragazzi, che per entrarci ci vogliono 120 solo per lo spettacolo e 240 più o meno cena più spettacolo, qualcosa del genere, che ovviamente ti danno antipasto primo e mezzo d'acqua naturale. Nella Parigi del 2000, il Grande Arco, ultima destinazione di questo tour. Sembra quasi New York. Tra poco destinazione Port Maillot, che avremo un cazzo di autobus che ci porta in aeroporto, un'ora e mezza di viaggio, e poi si vola in Italia di nuovo. Quanto vorrei avere questo Avengers in casa con me. Su eBay costa 2-3 mila euro, porca miseria. Vedi, in camera con me lo metto lì con Drago e fanno tutti e la guardia. Fotina? Ma che cazzo fa questa gente qua seduta? Ci passano le serate così, guardate, tutti seduti così a guardare sta cazzo di fontanella che spruzza.